Oggi oltre 1.200.000 bambini vive in povertà assoluta, un dato che negli ultimi 10 anni è triplicato. Nel 2008 era un bambino su 25 a trovarsi in condizioni di povertà assoluta, oggi è un bambino su 8, bambini che non hanno lo stretto necessario per condurre una vita accettabile. La povertà educativa e la povertà materiale si muovono in una spirale come un circolo vizioso, crescono insieme, si alimentano a vicenda. E la povertà educativa è una povertà insidiosa perché cancella e taglia il futuro di tanti bambini. Oggi possiamo fotografare un'Italia di disinvestimento, un'Italia che non ha investito nell'educazione, un'Italia vietata all'infanzia, un'Italia vietata ai bambini e ai ragazzi. Le nostre periferie raccontano spazi abbandonati, spazi privi di servizi all'infanzia. In questi posti, dal 2014, Save the Children è impegnata per restituire ai bambini la possibilità di sognare, per restituire ai bambini la possibilità di accedere gratuitamente ad un'offerta educativa di qualità. Sono i nostri punti luce. Dal 2014 a oggi abbiamo raggiunto oltre 22.000 bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Con i nostri interventi in Italia siamo attenti a guardare i loro bisogni, favoriamo il loro protagonismo, la loro partecipazione attiva, perché questo paese deve ricordarsi che i bambini e i ragazzi sono il nostro futuro.